Non è una favola, ma poco ci manca. L'Aglianese è riuscita nella scalata. In 3 stagioni ha vinto 3 campionati, prima categoria, promozione e adesso eccellenza. Tutto come previsto dalla società del presidente Doni, del patron Gabriele Giusti, grazie alla programmazione del direttore sportivo Fabio Ciatti. L'Aglianese vola in Serie D, riuscendo a vincere il campionato di eccellenza. Una vittoria in rimonta, decisa con un girone di ritorno super, nel quale la squadra neroverde ha saputo prendere il largo, vincendo e convincendo. Troppo forte questa Aglianese, con 62 punti, frutto di 18 vittorie, 8 pareggi e 3 sole sconfitte. È stata la vittoria di un gruppo che il tecnico pacifico Fanani, subentrato durante la stagione, ha saputo plasmare, correggendo tutte le difficoltà di avvio campionato. Ha fatto il semplice Fanani, da grande allenatore ha saputo capire le caratteristiche della squadra facendo i correttivi che l'hanno resa vincente e imbattibile. Perché nel calcio ormai non si inventa più niente e a volte la semplicità si coniuga con il successo. È stata la vittoria di una squadra super con giocatori di altissimo spessore, abituati a vincere. Il portiere Fedele, il difensore Cappelli, che insieme al centrocampista Raimondo tornano in Serie D dopo aver scelto di lasciarla a Montemurlo per sposare in prima categoria l'avventura dell'Aglianese. Scelta vincente. A centrocampo le geometrie di Fioravanti e Francini hanno impreziosito le giocate dei vari top player della squadra: De Gori, Pagano, Marzielli e Guarisa. Vere bocche di fuoco, giocatori capaci di fare la differenza. Adesso Agliana festeggia e sogna, la Serie D è una certezza, con la società neroverde che già programma il futuro. L'anno scorso si diceva non c'è 2 senza 3 ed è stato 3. Adesso non si può dire che non c'è 3 senza 4, ma ad Agliana ci hanno abituato a stupire, sempre. Loro hanno il DNA dei vincenti. Sogna Agliana, te lo meriti tutto.